Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la video analisi settimanale sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system. Oggi appuntamento con l'intervista insieme agli amici di InvestTV, dove proporremo la nostra strategia valida per la sessione odierna. Quindi vi lascio all'intervista, ma prima vi ricordo il prossimo appuntamento live, webinar in diretta lunedì 3 aprile alle ore 20:45 insieme a Purple Trading per parlare di modelli di inversione e bande di Bollinger. Trovate il link per iscrivervi o sotto alla descrizione di questo video oppure visitando il nostro sito www.tradingfacile.eu. Qui sotto agli eventi della settimana trovate in basso il link per iscrivervi alla diretta. Quindi mi raccomando, non mancate, io vi aspetto lunedì 3 aprile 2023 alle ore 20:45. Vi ricordo infine di seguirci sui principali nostri canali social, quindi iscrivetevi al canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram, ci aiuterete così a far crescere la nostra community e rimarrete sintonizzati con tutte le nostre iniziative. Bene, vi lascio all'intervista, buona settimana e buon trading a tutti. Beh, noi andiamo da Filippo Giannini, ritorna con noi, quindi andiamo a salutarlo. Ciao Filippo. Ciao Pietro, ciao Riccardo, buongiorno a tutti. Beh, mettiamo subito in campo la nostra operatività. Sì, allora, per quanto ci riguarda, la strategia di oggi è una strategia sul DAX, mercato che, così come in realtà un po' tutti i listini azionari, sono stati ieri protagonisti di queste vendite dopo la comunicazione della Fed che ha alzato i tassi di 25 punti base. La sessione fin lì era stata piuttosto altalenante, poi secondo me queste dichiarazioni di Powell, che ha dichiarato di come insomma non si aspetta che i tassi nel corso dell'anno, neanche nell'ultima parte dell'anno, verranno tagliati, perché comunque sia la politica monetaria deve continuare ad essere restrittiva per combattere l'inflazione. Questo secondo me è stato quello che non è piaciuto ai mercati, e da lì abbiamo visto un sell-off generale con delle chiusure sui minimi. Quindi oggi, su questo rimbalzo che c'è stato, l'idea era quella appunto di aspettare un massimo durante questa prima mattinata di contrattazioni, e per questo l'operazione è una operazione in sell limit, quindi in un sell qualora il mercato dovesse andare a ritestare quota 14.440 punti, con uno stop poco sopra a 14.500 e il target a 14.340. Questa operazione era stata dettata anche dalla volatilità in aumento che avevamo visto nel corso della prima ora di contrattazione. Poi in realtà il mercato ha fatto un massimo per ora in area 15.390 e poi diciamo ecco sta andando ora a ritestare i minimi di giornata. Quindi a questo punto non so se il mercato avrà la forza di tornare 50 punti sopra rispetto a quello che è il massimo odierno, però insomma ecco staremo a vedere se magari ecco dopo l'apertura di Wall Street magari dovessimo tornare a vedere un massimo leggermente più alto e da lì tornare insomma a vedere il mercato nuovamente scendere. Grazie Filippo, noi non ci sentiamo da due settimane per quanto riguarda la tua presenza come squadra azzurra, e quindi in due settimane è successo un po' di tutto, abbiamo visto questa situazione legata al settore bancario. Ti faccio solo questa domanda e poi andiamo da Riccardo. Pensi che la tempesta sul settore bancario sia finita, oppure si potrebbe qualche altra banca europea, non parlo americana, ma qualche altra banca europea possa andare in difficoltà? Ma guarda, se uno diciamo ecco sapesse prima poi no quello che sta per succedere, specie sul settore bancario, che tende spesso ad essere no criptico su queste situazioni, nel senso che le tempeste vengono fuori quando insomma ecco già le situazioni sono gravi. Non ho al momento evidenza di diciamo ecco
situazioni di sofferenza sul comparto bancario europeo, ma diciamo, ecco, posso basarmi su quello che è la regolamentazione delle banche europee, che è molto più stringente rispetto a quella che è le banche, a quello che è la banca americana, dove invece qui ho letto un report qualche giorno fa molto interessante, uno studio, diciamo, a livello universitario, dove invece veniva fuori quello che emergeva da questo studio è che diverse banche americane, chiaramente non gli istituti più capitalizzati, ma ecco, cosiddette banche minori, diciamo, ecco, hanno delle posizioni che potrebbero andare in sofferenza. Quindi, forse sotto questo punto di vista, in Europa non so se ci potranno essere delle situazioni di questo tipo, di grosse ban di banche, comunque istituti bancari piccoli, grandi in difficoltà. Mentre in America, da quello che ho letto, diciamo, ecco, la situazione è da monitorare con attenzione, mettiamola così. Perfetto, ti lascio Riccardo perché so che sei di corsa, quindi per noi incrociamo le dita perché dobbiamo recuperare. Ok. Sei di corsa, ma non per questo non ti tratterrò a lungo. Ascoltami, Filippo, come interpreti questa mossa della Swiss National Bank, non tanto di imporre un salvataggio a UBS rispetto al Credit Suisse, ma quell'operazione legata ai bond, agli AT1. Nelle scorse ore i banchieri centrali hanno sottolineato come hanno operato nel pieno delle regole. Mi viene da dire da persona esterna che sì, sarà stata anche regole, un po' regole del Menga forse, perché boh. Poi è inusuale vedere che partano prima i bond, seppure evidentemente non di quelli privilegiati, eccetera, rispetto alla componente azionaria. E anche qui, seppur consapevoli che gli azionisti già avevano perso molto il loro valore, eccetera, eccetera, eccetera. Però personalmente l'ho trovata un po' strana come decisione. Tu come la giudichi da uomo di mercato? Ma io passo dal tuo strano al vergognoso, nel senso che questo secondo me è Io ho un il permesso di brutto. lavoro in Svizzera, poi non mi ci fanno più entrare. No, vabbè, questo secondo me è stata, ripeto, non uso mezzi termini su questo perché è stata secondo me un'operazione vergognosa, contraria a quelle che sono le classiche logiche di mercato e contraria ai meccanismi che tutti gli investitori, piccoli o grandi, che siano, si aspettano e che sanno essere tra i principi cardine del mercato, ovvero gli obbligazionisti sono gli ultimi, cioè, no, o meglio, i primi interlocutori da salvaguardare, al contrario invece dei, diciamo, degli azionisti. Questa è stata fatta l'operazione opposta e quindi anche secondo me nell'ottica di fornire un segnale di stabilità al mercato. Questa è un'operazione che va assolutamente dal lato opposto, è un'operazione che può generare un precedente veramente pericoloso ed è un'operazione che secondo me non fa nulla per portare stabilità e confidenza negli investitori, prevalentemente nel comparto bancario, che già sappiamo essere, insomma, sappiamo come. Insomma, tendenzialmente le banche, no, siano sempre viste, diciamo, ecco, non magari sotto una buona luce per via delle operazioni speculative che portano avanti e per tutte, diciamo, ecco, le politiche. Quindi già è un settore che necessiterebbe, diciamo, ecco, di riportare la fiducia, no, tra gli investitori, e questa secondo me è una mossa che va nel verso opposto e è una mossa che, ripeto, condanno, non mi piace, non mi è piaciuta e, ripeto, secondo me veramente anche pericolosa. Più chiaro di Ascolta, così penso che quindi non potevo essere. per me è chiaro, poi non lo so, sai che c'è anche analfabetismo di ritorno, quindi ascoltami. Ieri sentivo banchieri centrali che invitavano le banche a non esagerare sul traslare quelli che sono gli aumenti dei tassi sul fronte degli aumenti dei mutui, dei tassi dei mutui. Ed è un po' anacronistica come cosa, se pensiamo che poi
core business delle banche sono il margine, interesse, eccetera, eccetera. Mi stupisce altresì alcuni riferimenti di Numisma che dice un quarto delle famiglie italiane è già in difficoltà nel pagare le rate o rischia di non pagarle per innalzamento dei tassi. Ma mi viene da dire che allora un quarto delle famiglie italiane, quantomeno un quarto, ha tassi a mutuo variabile. Due considerazioni, ma com'è possibile che in un periodo, in una finestra storica così lunga come quella che abbiamo avuto, dei tassi a zero, tutti non abbiano fatto uno switch, una surroga? E ricordiamo anche i benefici della legge Bersani verso i tassi fissi. Prima domanda. Seconda domanda, sempre ritornando ai miei discorsi dei giorni scorsi. Ora, io sento che per assurdo si propongono, visto quello che già è stato fatto sul fronte del rialzo dei tassi, di privilegiare tassi variabili piuttosto che fissi. Per me anche questo è un rischio abnorme. Io non me lo vorrei prendere dovessi trovarmi in una situazione, e ti spiego il motivo. Uno, se vado a fissare il tasso, almeno vado a pagare di massimo e posso eventualmente beneficiare nella fase di ribasso andando a rinegoziare. Quindi so al massimo fare con grandi concretezza poi nel corso di abbassarne il costo. Viceversa, sul variabile vi è quell'Euribor che in un clima di tensioni bancarie, ritornando anche lì al 2008, beh, non è che mi lascia completamente sereno. Penso anche alle difficoltà che vi era per il Credit Suisse di avere controparti bancarie negli ultimi giorni prima della decisione di far entrare UBS alla guida della banca. Ecco, come vedi questi due temi? Ma allora, per rispondere alla tua prima domanda, io credo che ci sia molto di quanto, o meglio, una parte della ragione sta nel fatto che comunque c'è ancora un pochino di, non dico analfabetismo, però magari non completa comprensione di quello che poteva essere uno scenario, nel senso che quando i tassi erano a zero è chiaro che era conveniente tutta la vita bloccare un mutuo a tasso fisso. Chiaramente, sotto questo punto di vista, va anche detto che le politiche delle banche andavano un po' sul fronte opposto, nel senso che comunque sia il variabile è sempre stato prezzato un pochino meno, nel senso quindi il tasso di riferimento è sempre un pochino più basso. E ci sono state anche lì delle politiche, come ad esempio un tetto, no, al prezzo massimo, cioè comunque sia, c'è stata sempre questa politica, anche in epoca di tassi zero, dove il tasso fisso era tutta la vita quello più conveniente, delle politiche da parte delle banche per cercare di dirottare almeno una parte dei mutui sulla parte variabile con, diciamo, dei bonus, no, dei tetti comunque al tasso massimo applicabile, eccetera, anche se chiaramente nulla andava a compensare la convenienza del tasso fisso. Quindi sicuramente la ragione è, non ne vedo un'altra, quindi un mix tra politiche aggressive delle banche sul fronte opposto e magari non completa comprensione di questi meccanismi da parte dei richiedenti mutuo. Però Per quanto allora qui riguarda dobbiamo bacchettarci tutti sulle dita, tutti, da un punto di vista di comunicazione, visto che comunque è il nostro lavoro non aver passato questo messaggio. Chiedo scusa se non l'ho fatto arrivare in modo chiaro e netto, non ora, un anno fa, No, no, cioè, beh, almeno un anno fa. assolutamente. Io, per quanto mi riguarda, è quello che comunque è stato questa narrazione è stata quella che ho sempre sostenuto anche in qualsiasi conversazione, sia con, diciamo, ecco, amici, clienti, quindi a qualsiasi livello. Quindi su questo, poi, chiaro, tutti potevamo fare di più nella comunicazione, questo sicuramente. Per quanto riguarda la seconda tua domanda, è chiaro che, sai, questo è un contesto, diciamo, ecco, delicato, nel senso che anche qui mi riallaccio un attimino al discorso che facevi prima quando parlavi della private banker che auspicava un taglio di tassi nel corso della fine dell'anno. Beh, io ti posso portare anche la mia di esperienza che in analoghi discorsi fatti non ieri, ma diciamo ecco a fine, anzi inizio forse dicembre,
Già lì alcuni interlocutori di questo tipo si aspettavano addirittura un taglio nella prima parte dell'anno, ok? Quindi non alla fine 2023, ma già a giugno 2023, cosa chiaramente ormai, almeno in questa prima parte dell'anno, pressoché impossibile. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che chiaramente ora la scelta tra il tasso variabile e il tasso fisso non è poi una scelta, diciamo, ecco, così chiara da fare. Perché? Perché comunque, diciamo, ecco, bloccando un tasso fisso ora, è chiaro che se i mutui da qui alla fine dell'anno saliranno ulteriormente, è chiaro che comunque sia ci si becca, no? Quel gap in più di tassi di aumento da qui alla fine dell'anno. Andando con il variabile, chiaramente questo rischio non c'è, però ecco, nel momento in cui, diciamo, ecco, si dovrebbe poi andare invece incontro a un taglio dei tassi, è chiaro che, diciamo, ecco, questa modalità risulterebbe svantaggiosa. Quindi, dal mio punto di vista, diciamo, ecco, l'importante secondo me è scegliere delle soluzioni flessibili, sia che si dirotti sul fisso o sul variabile, ma scegliere delle soluzioni flessibili che permettano poi, quando lo scenario cambierà, permettano poi di fare uno switch, diciamo, ecco, che sia non troppo oneroso. Ascoltami, tra quelli che sono stati dei risultati 2022 che abbiamo visto nei mesi, tra le trimestrali e poi a livello di bilancio aggregato, ecco, sono stati risultati molto solidi tendenzialmente per le società. E alla luce anche di un calo delle quotazioni che abbiamo avuto nei mesi scorsi, anche nelle ultime settimane, tu da investitore di medio e lungo periodo andresti a privilegiare la componente azionaria o la componente obbligazionaria? Perché anche da qui passa molto. Ritornando alla questione dei tassi, basti pensare al famoso e famigerato, ormai perché lo cito spesso, BTP 2072, che scambia in area 58-59, adesso non so dire il prezzo del momento, ma che se aumentano i tassi, se può scendere ulteriormente, viceversa, se andiamo verso una politica monetaria di ritorno indietro, ecco che vedrebbe aumentare il suo valore, ma ecco, rendimento da dividendo e potenziale extra rendimento a capital gain, seppur nella volatilità e nel rischio tipico dei mercati azionari, o rendimento e cedole da titoli di Stato, cosa preferire ora? Ma allora la risposta chiaramente è una risposta univoca, non c'è, anche perché viviamo comunque sia in una fase di profonde incertezze, in una fase in cui soprattutto non è per, come dire, mettere le mani avanti, però è un momento, una fase storica dove gli equilibri cambiano in maniera molto, molto repentina. Detto questo, secondo me, come ho detto peraltro anche nell'ultimo appuntamento, c'è in questo momento, secondo me, un'opportunità sull'obbligazionario, perché comunque se è vero che i tassi saliranno, ma dopo, insomma, ecco, tutta la discesa fatta, non è che ci si aspetta, insomma, ecco, che possano andare a raddoppiare ulteriormente. Insomma, ecco, tutti ci aspettiamo, ecco, anzi, spingiamo per avere questo picco, no, del rialzo dei tassi. Probabilmente il picco non è ancora stato raggiunto, però secondo me non siamo neanche troppo lontani. Quindi secondo me è un momento interessante per entrare nel comparto obbligazionario, quindi sicuramente è una componente che in questo momento ritengo debba avere un peso maggiore rispetto a quello che è stato finora. Tra l'altro, per esempio, proprio stamattina stavo monitorando il Bund, quindi il prezzo del Bund, dove secondo me c'è una configurazione rialzista piuttosto interessante, ovvero un modello con tre minimi decrescenti, un modello basato sulle onde di Wolf, anche un attimino per avere un riscontro anche dal punto di vista grafico, e quindi secondo me ci sono in questo momento le potenzialità per assistere ad un rialzo, appunto, delle quotazioni. Quindi secondo me è sicuramente, come comparto in generale, da monitorare e da tenere sotto controllo.
E allora, 10:51, non ti ho rubato poi in fin dei conti troppo tempo. Ti ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci fornito alcuni spaccati che spero siano utili a casa, non solo per operare sui mercati, per quello abbiamo, diamo ogni giorno delle strategie operative e il polso del mercato, ma anche per chi magari tra gli investitori vuole andare a prendere posizioni di più ampio respiro. E quindi, insomma, vi permetto, peraltro, ieri si parlava di acqua, o meglio, giornata mondiale dell'acqua, per dire Fontobel permette di investire su questa tematica con dei certificati, investment certificate, non a leva, di lungo periodo, che quindi, insomma, nella diversificazione settoriale potrebbero essere anche utili e interessanti agli investitori. Filippo, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Ciao Filippo, grazie. Ciao Pietro, alla prossima.